carne di pollo, emergenza Covid, operatori sanitari al servizio del territorio. Il dottor Colangelo racconta la vita dei sanitari in servizio al Curto. Vallo di Diano, si aggrava il numero dei decessi, intanto l'ospedale di Polla punta ad essere centro di sperimentazione del farmaco antiartrite. Polla, il sindaco chiede alla regione e all'ASL più tamponi ed esiti più veloci. Emergenza sanitaria, Bellomo della Confial chiede di internalizzare i servizi OS. Salvitelle, 600 mascherine donate dalla VIM S.P.A. soddisfatto il sindaco Scelza. Bentrovati al nostro telegiornale. Il personale sanitario e amministrativo del Luigi Curto di Polla non si risparmia in questa fase emergenziale. Tra questi c'è il dottor Giuseppe Colangelo che, come molti medici in servizio, ha dovuto allontanarsi dalla sua famiglia per evitare il rischio contagi. Pur tra mille paure e difficoltà, tutti insieme non smettono di svolgere il loro lavoro e di impegnarsi per salvare vite umane. Il dottor Colangelo, medico dell'unità operativa di cardiologia, reparto che ha dovuto cedere parte dell'ala per consentire di realizzare un reparto Covid, racconta le sue giornate e quelle dei suoi colleghi tra le mura dell'ospedale pollese. Ascoltiamolo. Sotto la guida, la regia della direzione sanitaria, il dottore Mattia sta facendo un grandissimo lavoro, anche il nostro primario, insomma tutti i nostri e tutti quanti noi, insomma, collaboratori, stiamo cercando di allestire l'area Covid qui a Polla. Noi, come ben sapete, ci siamo trasferiti dalla cardiologia, abbiamo concesso tutti i locali dell'UTIC e siamo qui, diciamo, coabitiamo con i colleghi dell'otorino, la rinfoiatria dell'oculistica. La prevenzione è fondamentale e voi giornalisti ci state dando una grossa mano nella corretta informazione e nel consigliare appunto a tutti i cittadini di rimanere a casa, perché soltanto così si può diciamo, porre un argine forte contro questa terribile malattia, quindi questo virus di cui ancora non abbiamo disponibilità di un vaccino, non abbiamo una cura specifica. La città di Polla, come le altre, la città di Caggiano, Atena, Lucana e Sala Consilina, sono blindate e questo è arrivato anche l'esercito e questo, diciamo, che ci aiuta tantissimo soprattutto in quelle persone che ancora non hanno ben compreso la gravità del problema. Io, non solo io, ma anche altri colleghi, ci siamo messi quasi in auto-quarantena, quindi abbiamo interrotto i rapporti sociali, rapporti familiari in questo caso. Quindi io non vedo da 3 giorni mia moglie, di conseguenza, perché ovviamente siamo a rischio in quanto siamo maggiormente esposti a pazienti potenzialmente appunto affetti da questa malattia. Quindi niente, cerchiamo tra l'altro di autotutelarci e di tutelare anche il collega, insomma, che può essere il collega medico, il collega infermiere, l'OS, insomma, perché è importante questo, proprio per evitare che ci siano diciamo, situazioni anche di focolai all'interno dell'ospedale, di infezione all'interno dell'ospedale, che sarebbe, cioè, non ripetere la stessa esperienza che c'è stata purtroppo a Codogno. Siamo in una fase di riorganizzazione di tutto l'ospedale praticamente come se stesse cambiando forma e indirizzo. Ovviamente noi cardiologi comunque stiamo lavorando, stiamo facendo il nostro normale lavoro con grossi sacrifici, però comunque tenendo presente quello che è il bene primario, che è tutta la vita, aiutare le persone. Abbiamo fatto dei ricoveri recenti, non un infarto, e quindi abbiamo risolto delle situazioni importanti dei pazienti di tutta la vita. Questo per dire che, insomma, la cardiologia di Polla c'è, nonostante questa urgenza c'è per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, anche se devo riscontrare una flessione, ma non soltanto a Polla, anche nei grossi centri. Io ho lavorato prima di Polla in altre situazioni,
in altri ospedali, e anche lì si registra un forte calo degli accessi dei pazienti appunto affetti da malattie cardiovascolari. Quindi noi dobbiamo essere dei punti di riferimento per tutta l'utenza, dobbiamo cercare di dare fiducia. La gente si deve fidare di noi e affidarsi alle nostre cure, lo dico sempre. Quindi noi ce la stiamo mettendo tutta, anche facendo grossi sacrifici personali, cominciando da me stesso. Perché ripeto, quando si fa un giuramento, che è il giuramento di Ippocrate, a cui io tengo e credo tantissimo, si fa una scelta. Non siamo eroi, non siamo supereroi, però una cosa che mi contraddistingue anche è quella di non mollare mai. E il Vallo di Diano piange la terza vittima. Nella tarda mattinata di oggi la notizia della morte del settantenne Domenico Tierno di Montesano sulla Marcellana, risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi e ricoverato all'ospedale di Scafati. Una notizia triste a cui si aggiunge, si contrappone una notizia di speranza. L'ospedale di Polla punta a diventare centro sperimentale del farmaco antiartrite. Vediamo. Nessuna notizia di nuovi casi accertati di contagio nel Vallo di Diano, ma si attendono notizie in riferimento a tamponi effettuati su presunti casi, in particolare che arrivano dalla casa di cura per anziani. Il silenzio di ieri non può essere considerato un messaggio positivo e di speranza, dato che anche in Campania si sta verificando un rapido diffondersi del virus, con i centri accreditati per l'esecuzione dei test che non riescono a smaltire il numero di tamponi per i quali ne è richiesta l'analisi. Il bilancio del Vallo di Diano è già molto preoccupante. Sono 70 i casi di persone ad oggi positive, con il comprensorio che piange tre vittime. L'ultima confermata nella tarda mattinata di oggi di un 72enne di Montesano, risultato positivo al Covid. Mentre sembra si siano aggravate le condizioni dell'anziano in cura presso la casa di riposo di Sala Consilina e che è risultato per primo positivo al contagio coronavirus. Un primo caso che ha poi portato ad effettuare tamponi su operatori e pazienti della casa, con gli esiti in parte arrivati, risultati positivi e per un'altra parte se ne attende ancora il risultato. Intanto la casa di riposo è chiusa e al suo interno restano in isolamento pazienti e operatori, tra i quali anche i 15 risultati positivi al coronavirus. E mentre il numero dei contagi in Campania si allarga, arrivando a superare quota 1.300, con i dati ufficializzati nella serata di ieri, l'ospedale Luigi Curto di Polla è sempre più pronto non solo a gestire l'emergenza, ma anche a curare direttamente in loco i pazienti che dovessero risultare positivi al coronavirus e che necessitano di specifiche cure e di una terapia di impatto. Mentre si attrezza con nuovi ventilatori polmonari e dispositivi di protezione individuale, grazie anche alla generosità di private associazioni, il dottor Luigi Mandia presenta formale richiesta per partecipare con l'ospedale Curto alla sperimentazione del farmaco antiartrite tocilizumab della casa farmaceutica Roche, sperimentato al Cotugno e che pare stia dando ottimi risultati per la cura dei casi più gravi. L'ospedale Luigi Curto in ogni caso sta già provvedendo a somministrare ai pazienti i farmaci previsti dal protocollo, consentendo così direttamente a Polla la gestione dei pazienti valdianesi. Resta però il problema legato ai posti letto, unica difficoltà che Luigi Curto potrebbe incontrare se dovesse aggravarsi ulteriormente il numero di contagi nel Vallo di Diano. La Regione Campania interviene in merito ai tempi di lavorazione dei tamponi, in alcuni casi molto lunghi. De Luca dà l'incarico di mettere a punto un piano che consenta di avere risultati entro e non oltre le 24 ore. Arriva il primo intervento della Regione Campania in merito ai tempi di lavorazione dei tamponi, in alcuni casi eccessivamente lunghi. Nel pomeriggio di ieri il presidente Vincenzo De Luca ha fatto sapere di aver incaricato il direttore generale del Cotugno, Maurizio Di Mauro, insieme con il direttore generale del Dipartimento Salute, Antonio Postiglione, di mettere a punto a breve un piano che consenta di avere risultati dei tamponi entro e non oltre le 24 ore. La decisione è stata presa dopo aver verificato che in alcuni territori
territori della regione in questi giorni i tempi di lavorazione dei tamponi sono eccessivamente lunghi e del tutto incompatibili con la necessità di dare alle persone interessate risposte chiare sulla positività o negatività degli esiti. De Luca ha ricordato che in Campania siamo partiti con un solo laboratorio, quello del Cotugno, e poi sono stati aperti altri 9 laboratori, il Moscati ad Avellino, San Pio a Benevento, Sant'Anna e San Sebastiano a Caserta, il Policlinico Federico II, il Presidio Ospedaliero di Nola, l'Istituto Zooprofilattico, l'Ospedale San Paolo, l'Azienda Ruggi di Salerno, il Presidio Ospedaliero di Aversa. Ma in non tutti i laboratori, ha affermato, i tempi di lavorazione sono adeguati e questo determina un accumulo di arretrato che deve essere immediatamente smaltito. Stiamo lavorando ovviamente ad horas per affrontare tutte le criticità quando e dove si presentano. Il governatore ha poi spiegato che sta per arrivare al Cotugno una nuova e moderna attrezzatura che consentirà di lavorare fino ad 800 tamponi al giorno. Stiamo verificando, ha proseguito, se anche per altri laboratori troviamo tecnologie che ci consentano di accelerare i tempi. Io so che tutto il personale, anche dei laboratori, è stressato, ma dobbiamo stringere i denti. Se è necessario, bisogna fare anche sedute notturne per l'analisi dei tamponi. Il governatore ha infine affermato che si sta lavorando per ampliare al massimo la dotazione di posti letto anche per i ricoveri ordinari. Non arrivano presidi necessari per la gestione dell'emergenza in Campania. Le richieste della Regione al Governo sono rimaste fin qui inascoltate. Nessun ventilatore polmonare consegnato e pochi dispositivi di protezione individuale. Intanto arriva una nuova ordinanza che prolunga il periodo delle restrizioni. Sale il numero dei contagi in Campania che ieri con i 110 casi accertati ha raggiunto quota 1309 persone positive al Covid-19. Per ciò che riguarda il Salernitano, nella giornata di ieri sono stati esaminati 160 test, di cui 57 sono risultati positivi, ossia il 16% del totale. Intanto la Campania è già in sofferenza. Ieri il Presidente della Regione ha emesso 2 nuove ordinanze con cui è stato prorogato fino al 14 aprile il periodo di restrizioni finalizzate a ridurre i rischi di contagio, disponendo in una seconda ordinanza nuove misure anche restrittive per regolamentare gli spostamenti temporanei ai fini lavorativi e sanitari, fermo restando il divieto assoluto di uscire di casa. Nell'ordinanza viene specificato come sia consentito solo lo spostamento temporaneo individuale, consentita la presenza di un accompagnatore solo se ci si sposti per motivi di salute oppure per motivi di lavoro, a patto che si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il Presidente De Luca inoltre ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio e ai Ministri per il Sud, per gli Affari Regionali e per la Salute, in cui ha evidenziato la mancata consegna dei presidi necessari alla gestione dell'emergenza sanitaria in Campania, con gli ospedali che iniziano già a mostrare le prime difficoltà. Dopo un mese dall'inizio dell'emergenza coronavirus in regione, De Luca ha inviato ieri la nota con i numeri dei presidi richiesti e il numero di quelli consegnati. Nonostante il deciso aumento dei contagi e dei decessi, 77 persone morte a causa del coronavirus, in Campania mancano ancora i necessari presidi. Da quanto si evince nella nota, il governo 5 Stelle PD ha inviato in Campania finora 0 ventilatori per terapia intensiva su 253, 0 ventilatori per terapia subintensiva a fronte dei 350 richiesti, 0 caschi, 0 maschere total face, 0 tubi endotracheali. A ciò si aggiunge il basso numero di consegne settimanali di dispositivi di protezione. Ad esempio, la Regione aveva richiesto 125.000 mascherine FFP3 e 125.000 mascherine FFP2. Ne sono arrivate 450 di FFP3 e 45.000 di FFP2. Inoltre erano state richieste 50.000 tute, consegnate soltanto 2.000. Si tratta di dispositivi che non potrebbero essere riutilizzati per evitare i rischi di contagio. Secondo quanto riportato sulle pagine del Mattino, per il Governo e la Protezione Civile Nazionale, la Campania non rappresenta un'emergenza. Questa è la risposta alla lettera inviata dal Presidente della Regione.
solo i più stretti familiari, a cui si sono aggiunti il sindaco di Teggiano e il comandante della locale stazione dei Carabinieri, hanno potuto salutare per l'ultima volta Luigi Morello, capo reparto e capo distaccamento dei vigili del fuoco di Sala Consilina, morto all'ospedale di Scafati a causa del coronavirus. Un dramma nel dramma per una persona che nella sua vita ha dato tanto a questa terra e che ha amato più di ogni altra cosa. Un dolore che ha colpito tutte le comunità del comprensorio, che avrebbero voluto salutarlo per l'ultima volta ma che non hanno potuto a causa delle restrizioni. A salutare per l'intero comprensorio il comandante Morello, gli uomini del distaccamento dei vigili del fuoco che hanno atteso insieme ad una pattuglia della polizia stradale all'uscita autostradale l'arrivo del feretro giunto dall'ospedale di Scafati per poi accompagnare la salma al cimitero di Teggiano, dove il vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, ha benedetto la salma prima della tumulazione. Andiamo avanti, andiamo a Polla. Il sindaco Rocco Giuliano chiede alla regione, all'ASL, misure più incisive per contenere e gestire l'emergenza da Covid-19, partendo da un più ampio accesso ai tamponi. Vediamo i dettagli. Misure più incisive per contenere e gestire l'emergenza da Covid-19 nel Vallo di Diano e Tanagro è quanto chiede il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, in una lettera inviata al presidente della Regione De Luca, al direttore generale dell'ASL Iervolino, al direttore del distretto sanitario 72 Mondelli, al direttore della struttura complessa Servizio Igiene e Sanità Pubblica Saggese Tozzi e al responsabile del Dipartimento Prevenzione dell'ASL Dalvano. La situazione si aggrava ogni giorno di più, scrive Giuliano, ricordando i decessi e recenti casi di contagio nel Vallo di Diano, affermando che secondo le stime degli esperti purtroppo i numeri sono destinati drammaticamente ad aumentare. Il sindaco ha riferito le criticità emerse nell'accesso ai tamponi. È allarmante che ad oggi, scrive, in una zona ritenuta focolaio, familiari conviventi di persone contagiate siano ancora in attesa del prelievo del campione rinofaringeo o degli esiti di tamponi già eseguiti. Per il primo cittadino è necessario eseguire immediatamente i prelievi su tutte le persone di cui vi è alta probabilità di intervenuta trasmissione. Vanno inoltre aumentati e potenziati i singoli laboratori di analisi dei tamponi e appare necessario effettuare i test il prima possibile e con comunicazione rapida degli esiti a quanti lavorano in prima linea contro il coronavirus, come medici e infermieri, forze dell'ordine, volontari, farmacisti, ma anche gli impiegati dei supermercati. Particolare attenzione, scrive ancora Giuliano, merita la problematica riferita al trattamento delle persone poste in isolamento domiciliare per accertata affezione da coronavirus, le quali, a quanto apprendo, spesso sono sottoposte unicamente ad un monitoraggio a distanza delle condizioni cliniche. Si constata che sovente i contagiati vengono ricoverati quando già le loro condizioni cliniche sono ampiamente compromesse. Il sindaco chiede dunque un cambio di rotta nelle procedure di accesso ai tamponi e, mia opinione, conclude, adottare al più presto una politica differenziata case to case per ogni singolo territorio in base al rapporto popolazione contagiati e nell'ambito dello stesso effettuare il maggior numero di tamponi possibili per avviare immediatamente i contagiati al percorso di cure necessarie, per individuare i soggetti asintomatici e per prevenire il sorgere di nuovi focolai di contagio. Un medico di base a Capaccio Pestum è stato denunciato da una famiglia del posto che sta subendo discriminazione perché pare che il medico l'abbia bollata come infetta. Vediamo i dettagli. Nella spirale della psicosi generale che sta caratterizzando l'attuale emergenza sanitaria da coronavirus, finisce suo malgrado anche un medico di base capaccese. Pronte a denunciarlo una famiglia di Santa Venere, arrivata al punto di rivolgersi ad un avvocato dopo aver subito discriminazioni per strada e sui social. Ci ha bollati pubblicamente come infetti quando non lo siamo, mandando messaggi sul telefonino a tutti i suoi pazienti per dire loro di stare alla larga da noi, quando invece stiamo tutti benissimo e non ci hanno fatto alcun tampone o sottoposti a quarantena forzata, raccontano all'unisono i componenti della famiglia, che ha un legame diretto di parentela con una ragazza trentenne contagiata dal Covid-19 ad Agropoli. Un vincolo di sangue che, secondo quanto affermato dalla zia della ragazza, avrebbe indotto il dottore capaccese ad allertare pazienti e residenti della zona in violazione della loro privacy.
Gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal maggiore Natale Carotenuto, in realtà hanno fatto visita alla famiglia in questione a scopo precauzionale, come probabilmente avrà agito anche il medico di base al fine di prevenire possibili contagi. Ma la famiglia non ci sta. Ci siamo rivolti ad un avvocato, segnalando il comportamento del medico anche all'ASL. Stiamo subendo un linciaggio senza motivo anche sui social. Vogliamo dire con forza che stiamo tutti bene, che nessuno di noi ha febbre o sintomi strani e che non vogliamo essere emarginati senza motivo. Ci fermiamo per la pubblicità. Bentornati in studio, arrivano le disposizioni del Vescovo per le celebrazioni della Settimana Santa. Alla luce delle ulteriori misure restrittive in atto, della delicata situazione che stiamo vivendo e degli ordini della Conferenza Episcopale Italiana, il Vescovo Padre Antonio De Luca dispone che i parroci celebrino i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo. Non è consentita la partecipazione di fedeli. I fedeli sono invitati a unirsi alla preghiera nelle proprie abitazioni anche grazie alla trasmissione attraverso i mezzi di comunicazione dei vari momenti celebrativi, che dovrà essere esclusivamente in diretta. Nei prossimi giorni sarà disponibile un sussidio per la preghiera in famiglia e tutte le chiese della diocesi, dice il Vescovo, continueranno ad essere chiuse fino a nuova mia indicazione. Andiamo avanti. In questo momento di emergenza sanitaria, che sta diventando anche economica, diversi comuni hanno deciso di rinviare le scadenze dei tributi locali. A Polla, fanno sapere dall'amministrazione comunale, nessuna famiglia o azienda verrà lasciata sola ad affrontare la situazione, ma per ora è prioritario concentrarsi sul contrasto alla diffusione del virus. In questo momento di emergenza sanitaria, che sta diventando anche economica per via delle misure di contrasto all'epidemia, molti comuni hanno deciso il rinvio dei termini di pagamento dei tributi locali. L'amministrazione comunale di Polla ritiene che in questa fase così convulsa sia prioritario concentrare le energie sull'adozione di misure idonee a contrastare la diffusione del coronavirus, rinviando a momenti successivi, in sede di predisposizione degli atti di bilancio, ogni provvedimento inerente ai tributi locali e la tempistica dei relativi versamenti. E certo, dicono che quando l'emergenza volgerà finalmente al termine, saranno valutate con responsabilità tutte le misure necessarie per ridurre la pressione fiscale, per far fronte alle tante richieste di famiglie e di aziende pesantemente provate dai contraccolpi economici e sociali derivanti dalle aspre misure di contenimento dell'epidemia. Stiamo vivendo un periodo mai verificatosi nella recente storia del nostro paese, tuttavia, assicurano, l'amministrazione non lascerà nessuno solo, ponendo in essere ogni utile provvedimento necessario a rilanciare sin da subito l'economia del territorio e a sostenere ogni singola famiglia. Da Polla inoltre evidenziano che il decreto legge del 17 marzo scorso, il cosiddetto Cura Italia, ha disposto in via generale per tutto il territorio nazionale la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. La disciplina riguarda tutti gli enti impositori e quindi anche i comuni, che vedono arrestata ogni loro attività rispetto ai tributi locali per obbligo di legge e senza bisogno di deliberazioni di recepimento o atti di regolamentazione a livello locale. A Sant'Arsenio il sindaco Donato Pica sospende fino al 3 aprile l'attività di tutti i cantieri edili pubblici e privati, fatti salvi quelli concernenti le reti di pubblica utilità, edilizia sanitaria, la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili. Responsabili dei cantieri sono tenuti a garantire la messa in sicurezza immediata dei cantieri stessi nel caso di lavorazioni indifferibili e urgenti da valutare e autorizzare singolarmente. Vanno comunque rispettate tutte le prescrizioni in materia di protezione individuale. Andiamo avanti. A difesa dei lavoratori OSS, che insieme a medici e infermieri stanno lottando in prima linea contro la pandemia, scende in campo la Confial. Il responsabile provinciale Francesco Bellomo scrive ad ASL e Regione. Francesco Bellomo, responsabile provinciale della Confial, ha scritto all'ASL di Salerno e alla Regione Campania una lettera a difesa dei 900 lavoratori OSS delle due cooperative a servizio di tutta l'azienda sanitaria salernitana. Un popolo invisibile, lo definisce nel lungo documento, che mai come ora lotta in prima linea contro la pandemia, affiancando medici e infermieri e supplendo alla carenza di personale con competenza e dedizione. In questi giorni di totale emergenza, in cui si parla di assunzioni di diversi profili, non possiamo non rivendicare
sottolineare l'importanza del loro ruolo e quindi invocarne il giusto riconoscimento attraverso l'internalizzazione. Bellomo chiede quindi che nel processo di rafforzamento del servizio sanitario, con eventuali assunzioni, si tenga conto dei lavoratori OSS, quei lavoratori impegnati nei servizi di ausiliariato, quindi a supporto delle attività infermieristiche che, dice, lavorano da 20 anni nell'invisibilità. Svolgono invece un ruolo tutt'altro che di supporto, ma essenziale al fine di garantire i cosiddetti LEA all'interno delle strutture sanitarie. Nonostante gli innumerevoli incontri tenutisi negli anni, conclude, le pretese avanzate dal sindacato volte al riconoscimento dell'imprescindibilità del loro apporto sono rimaste inascoltate. Ciò che il sindacato ha più volte ribadito è che, pur se assunti come personale di supporto, rappresentano oggi una risorsa enorme da utilizzare al meglio mediante l'assunzione organica alla struttura sanitaria. L'amministrazione comunale di Salvitelle nelle prossime ore provvederà a distribuire mascherine a tutti i cittadini, un'azione possibile grazie alla donazione di privati. A Salvitelle sono in consegna oggi mascherine protettive grazie alla generosità di un amico del sindaco Maria Antonietta Scelza, Vincenzo Monetti, che in questo periodo di emergenza epidemiologica ha già più volte dimostrato grande sensibilità e generosità regalando presidi sanitari sia in Umbria, dove ha sede la sua azienda, la VIM S.P.A., e sia ai comuni valdianesi di cui è originario. Natio di Sassano, Vincenzo Monetti ha frequentato il liceo di Sala Consilina, dove era compagno di classe della sindaca di Salvitelle Maria Antonietta Scelza, a cui è rimasto legato da una forte amicizia. Trasferitosi a Perugia, è oggi titolare della VIM S.P.A., un'azienda che si occupa della distribuzione di presidi sanitari in tutte le farmacie. Con la diffusione del Covid-19 e le difficoltà a reperire dispositivi di protezione, Vincenzo Monetti aveva sin da subito voluto dotare gratuitamente i suoi dipendenti e i familiari di kit di protezione con mascherine e detergenti disinfettanti per le mani. Successivamente ha voluto distribuire i kit anche alla regione, alle province, alle banche, alle aziende e naturalmente alla protezione civile. Ma Vincenzo Monetti non ha dimenticato la sua terra e così, dopo aver inviato nei giorni scorsi mascherine e disinfettanti a Sassano per i suoi concittadini, ha voluto fare lo stesso anche per i cittadini di Salvitelle, paese guidato dalla sua amica Maria Antonietta Scelza. 600 mascherine in consegna in queste ore in tutte le case di Salvitelle con l'amministrazione comunale e i dipendenti del comune che si stanno occupando della distribuzione del materiale. Sento il dovere di ringraziare dal più profondo del cuore, dichiara il sindaco Maria Antonietta Scelza, l'amico e oggi anche benefattore Vincenzo Monetti. Grazie alla sua straordinaria generosità possiamo consegnare ai nostri concittadini questi dispositivi che sono fondamentali per evitare il contagio, ma che si stanno rivelando anche difficili da reperire. Grazie a questo prezioso dono di Vincenzo Monetti possiamo dotare così la nostra comunità delle mascherine protettive. La sindaca Scelza inoltre annuncia fiera che la sua comunità ha ricevuto anche un ulteriore dono arrivato dal consigliere provinciale Dante Santoro, che ha regalato circa 30 mascherine colorate che l'amministrazione comunale di Salvitelle consegnerà ai bambini per rendere più allegra la permanenza nelle case utilizzando adeguati dispositivi di protezione. Era questo il nostro ultimo servizio, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento sulla nostra rete.